come per questo santo Salterio è concesso agli sposi il frutto del matrimonio. Il beato Alano della Rupe riferisce nelle sue opere un esempio singolarissimo, quello di una regina di Francia chiamata Dama Bianca, madre di San Ludovico, a sua volta re di Francia, la quale è sepolta nel convento dei frati predicatori a Parigi, dinanzi all'altare maggiore. Ella supplicò umilmente San Domenico, che si trovava lì per predicare, che volesse pregare Dio per lei affinché potesse avere un figlio. Questo padre santo gli insegnò a dire il Salterio della gloriosa Vergine Maria e gli disse che doveva comprare molti rosari per distribuirli a coloro che avessero voluto recitarlo, promettendo con queste o simili parole d'essere sempre devota a Dio e alla sua madre in questo salterio. Spero, gli disse, nobilissima dama, che essendo voi devota a Dio e alla sua madre in questo santo salterio, il Signore per le preghiere di sua madre e la madre per le preghiere degli altri ai quali darete occasione di dire questo salterio, alle cui orazioni voi vi raccomanderete, Dio infine e la gloriosa Vergine Maria vi esaudiranno ed avrete figli. La devota dunque, nobile regina, fedelmente e volentieri fece tutte queste cose e dava a San Domenico questi rosari affinché distribuendoli non solamente ricevesse preghiere per sé, ma ancora conducesse all'orazione altri ai quali faceva dare queste corone. Infine Dio, in riguardo alle preghiere della gloriosa Vergine Maria e del patriarca San Domenico, che gli aveva dato sì buon consiglio, gli concesse misericordia e la regina concepì e partorì un bellissimo, nobilissimo e devotissimo figlio, cioè San Ludovico soprattutto, il quale per la maggior parte del tempo fu nutrito ed istruito nell'educazione e nella scienza dai dell'ordine dei predicatori, come è scritto nella sua storia.